Finisce in parità il posticipo serale della terza giornata, la prima di sei, nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D nel girone D tra Sansepolcro e Forlì. Un risultato sostanzialmente giusto, anche se i bianconeri hanno di che recriminare per una vittoria sfumata proprio nei minuti finali. Primo tempo con il Sansepolcro più battagliero e dinamico alla ricerca del vantaggio e il Forlì più guardingo. Maggiore equilibrio nel secondo tempo. Andiamo a vedere le azioni più significative. Inizia il Sansepolcro al decimo con il calcio di punizione di Mortaro. La palla però è alta, passano tre minuti e Catacchini lancia Mencagli che chiude in angolo il portiere Bianchini. Attento. Ancora altri due minuti e vediamo la prima occasione per la formazione del Forlì con Radoi, uno sicuramente dei più vivaci dei biancorossi, va al tiro l'attaccante, bloccato il pallone da David. Minuto 30, Parodi, centrale d'attacco del Sansepolcro, riceve da Mortaro, è un'occasione gol con il portiere Bianchini pronto, appostato sul primo palo. Si va al riposo sul punteggio di 0-0. La ripresa inizia al sesto minuto con l'occasione per Graziani del Forlì, il suo colpo di testa però finisce fuori, l'attaccante era appostato sul secondo palo. Al diciannovesimo Parodi va vicinissimo al gol, riceve da Catacchini e al volo centra il palo. Sei minuti dopo il Forlì replica ancora con Radoi, ma il portiere del Sansepolcro David è davvero bravo e riesce a deviare in angolo. Il 28esimo porta in vantaggio il Sansepolcro con il bel lancio di Mencagli per Macagno, entrato nella ripresa. L'esterno dal fondo crossa con un preciso raso terra per Parodi che in corsa insacca per l'1-0. Il Sansepolcro esulta, ma il Forlì non ci sta. Al 35esimo la conclusione dal limite di Falco, la botta è centrale, a terra para David. E al 42esimo il Forlì riesce a recuperare al termine di un'azione dalla sinistra piuttosto elaborata, il tocco finale di Vago che dà l'1-1 al Forlì e non ci saranno altre emozioni da lì a pochi secondi. Con Marco Scanardi, allenatore del Sansepolcro, quando la vittoria sembrava in tasca, invece? Invece ho rosicato come un riccio, l'ho detto prima, di solito accetto sempre il risultato, stasera è difficile da accettare perché insomma meritavamo di vincere, secondo me anche ampiamente, abbiamo fatto una partita straordinaria, un po' rabbecciati, i giovani hanno fatto benissimo, abbiamo avuto grandi risposte, adesso ho detto che i ragazzi dobbiamo continuare su questa strada, avere questa identità e cercare di avere prestazioni anche fuori casa come le abbiamo avute stasera. Attilio Bardi, allenatore.